3 persone. E io lavoro da dentro sistemata la roba. Sì. Perché io e mio cugino ci sono soldi e loro non danno a me. Venuto oggi con 3 coltelli. Cioè praticamente voi aspettate dei soldi da loro? Sì, 3.000 euro. 3.000 euro, perché lavoravate insieme? Sì. E loro sono venuti ad accoltellarvi? Sì, per questo? Perché non danno a me soldi. Ah. E loro non c'hanno soldi, loro sono venuti con coltelli a ammazzare a me. Quelle che sentite sono le voci dei colleghi di un giovane operaio di 21 anni che nella mattinata di giovedì 14 aprile intorno alle 11.30 è stato accoltellato all'addome per un regolamento di conti. Ci troviamo a Santa Giulia, il nuovo quartiere di Rogoredo, davanti alle nuove torri Spark 1 e Spark 2, due cantieri che in questa vicenda hanno giocato un ruolo chiave. Sono in 3. Egiziani regolari sul territorio italiano che stanno lavorando come piastrellisti all'interno di un nuovo esercizio commerciale in via Russolo. A un certo punto entrano all'interno del locale altri 3 connazionali ex colleghi. Un operaio però riconosce tra loro il suo ex datore di lavoro. A quel punto molla gli attrezzi e si avvicina chiedendo il saldo di alcune prestazioni precedenti. Una cifra che si aggirerebbe intorno ai 3.000 euro, che l'uomo però non riconosce. Gli animi si accendono e nasce una discussione che però sfocia nel sangue. Loro con 3 coltelli, hanno tratto con me, tanto lavoro mio. Io sto a lavoro qua. Sì. Loro hanno tratto. Io levo, io levo. Ha levato 2 coltelli, l'altro 3 ha preso 1. Preso 1. 3 persone e 3 persone. Vai dentro così e scappa. Praticamente altri sono scappati subito? Tutti e 3 c'è la macchina, sì. Era tuo fratello la vittima? No, no, quasi mio fratello. No, ce l'hai quasi 10 anni, lo conosce tanti, lavorare insieme, non c'è problema. Uno degli operai che stava lavorando viene raggiunto da un colpo di coltello all'addome. Ferito viene soccorso dai vicini colleghi degli altri esercizi commerciali della via. Abbiamo visto solo quando è uscito il ragazzo e si è accasciato a terra. Abbiamo chiamato i soccorsi e l'hanno portato via, speriamo, ecco. Quindi praticamente che... l'accoltellamento è stato all'interno? Sì, all'interno. Era abbastanza, immagino, grave la ferita perché era coperto tutto di sangue. Io ho urlato e l'hanno chiamati, penso, i negozi a fianco. Penso che per lei sia stato uno shock. Ma non è una scena che ci si aspetta di vedere, però ecco, in pieno giorno, però ecco. Spero solo che il ragazzo, ecco, non sia grave e si salvi, questo. Soccorso da un'ambulanza e un'automedica del 118, il 21enne è stato portato in condizioni critiche al pronto soccorso del San Raffaele di Milano. Durante il trasporto in ospedale il giovane è andato in arresto cardiocircolatorio. I medici stanno facendo il possibile per salvargli la vita. L'aggressore e il resto del gruppo sarebbero fuggiti e per ora hanno fatto perdere le proprie tracce. Sul caso indagano gli agenti della questura.